Buongiorno e buon sabato da War News 24. Scene di guerriglia urbana nella notte a Napoli dopo che è scattato il coprifuoco imposto dal governatore campano De Luca. Numerosi manifestanti sono scesi in piazza e hanno superato lo sbarramento delle forze dell'ordine, lanciando petardi e accendendo fumogeni. Centinaia di persone si sono anche radunate vicino alla sede dell'università per protestare contro il coprifuoco e la prospettiva di lockdown. Numerosi gli attacchi al governatore campano e al presidente del consiglio. Il sindaco di Napoli, De Magistris, ha parlato di situazione non facile da mettere in evidenza e anche per le responsabilità di De Luca e chiede un intervento del governo. Intanto, sul fronte dei dati dell'emergenza coronavirus, la situazione non cambia in Puglia e in Italia. Il servizio. Secondo il bollettino della Regione Puglia, i casi accertati sono 590, 234 nel Barese, 176 nel Foggiano, 65 nel Tarantino, 58 nella Vat, 30 nel Brindisino, 19 nel Salento, per un totale di casi a livello regionale di 13.400. Il direttore generale dell'ASL Foggia Piazzolla dice che si sta registrando un focolaio che è stato individuato in un istituto comprensivo di Rodi Garganico, dove sono risultati positivi 14 alunni e 4 insegnanti, mentre si è ancora in attesa di sapere l'esito del caso sospetto all'Istituto Agrario Paroncelli di Cerignola. Non migliora la situazione per quanto riguarda il dato nazionale. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i casi sono arrivati a 19.143, con una decisa flessione del numero dei decessi, 91 rispetto ai 136 della giornata di giovedì. La maglia nera rimane ancora la Lombardia, a seguire Piemonte e Campania. Continua il viaggio di War News 24 nel mondo del tango argentino, la danza più bella e sensuale che ci sia, ricordiamo, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Lo scorso weekend abbiamo effettuato l'intervista con Giovanni Heredia, insegnante e maestro di tango argentino a Firenze. Questa volta la tappa di questa fine settimana ci porta a Roma, da Roberta Beccarini, che di recente è stata protagonista anche di Ballando con le Stelle per aver ballato un tango con l'ex allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. Ascoltiamo la prima parte dell'intervista che ci ha rilasciato. Oggi il viaggio ci porta a Roma. Come vedete, siamo collegati con non soltanto un insegnante, ma anche una splendida ballerina di tango argentino e apprezzata per il suo ballo stile elegante, raffinato. E ha ballato con tanti maestri, anche con il numero uno del tango, Miguel Angelzotto. La vedete, la salutiamo e la ringraziamo di essere con noi. Roberta Beccarini, ciao Robby! Ciao Mimmo, come va? Benissimo, tu come stai, Roberta? Bene, bene. E, diciamo, anche se il momento non è dei migliori per noi tangheri, però andiamo avanti con forza. È vero, questo sicuramente è un qualcosa che ci deve far pensare sempre positivo in questi mesi così particolari. Roberta, voglio farti subito una bella domanda. Cos'è per te il tango? Sì, il tango, oltre, vabbè, ovviamente è diventato la mia vita, ma per me è una meravigliosa forma di comunicazione tra un uomo e una donna tramite il linguaggio dell'abbraccio. È diciamo, una forma di comunicazione molto intima dove diciamo, si ripropongono un po' quei ruoli sociali che oggi in realtà si sono un po' persi, dove l'uomo è quello che conduce, dà una marca, diciamo, un comando e la donna segue, ma segue con la sua personalità.
e risponde, diciamo, a una domanda che l'uomo propone, ad un invito, sempre un invito che deve essere in una forma gentile, da gentleman. E questo fondamentalmente per me è il tango, quindi un dialogo tra un uomo e una donna, senza necessità diciamo della parola, ma grazie a questo abbraccio intimo e a questo feeling che con questa forma intima si instaura tra l'uomo e la donna. E oggi forse, diciamo, si è un po' perso questi ruoli di cui parlavo, sociali, si sono un po' persi perché la donna è diventata molto più magari indipendente e, diciamo, il ruolo nella società della donna è cambiato, però credo che diciamo, il segreto, il successo di questa forma di ballo risiede proprio in questo, nella riproposta di quei ruoli che oggi si sono un po' persi. Io posso aggiungere, conoscendo bene la materia, che invitare una donna al tango si potrebbe fare con questo gesto? Sì, assolutamente, ovviamente è bellissima questa forma diciamo, di invito della donna con il cabeseo, che purtroppo magari qua in Italia no, ancora non si diciamo, rispetta sempre, forse non si conosce abbastanza, ma credo che sia una bellissima forma di invito, molto rispettosa per la donna. E anche per l'uomo, perché comunque sia, l'uomo deve essere innanzitutto sentirsi, come dire, scelto per poi invitare ed evitare anche poi dei rifiuti, no? Quindi mi sembra una forma anche molto così di educazione, no? Se viene rispettata, non sempre, però. Io posso dirti che quando vado in milonga, ovviamente per invitare la donna, ovviamente faccio mirada il cabeseo, ovviamente. Quindi è fondamentale per me, lo faccio anche adesso nei tuoi confronti, Roberta. Ed eccoci allo sport, il calcio è cominciata la quinta giornata del campionato di Serie A con l'anticipo del Mapei Stadium in una nebbia quasi fittissima. Sassuolo-Torino danno vita ad un pirotecnico 3-3. Vantaggio Granata doppio, prima Collinetti nel primo tempo e poi nella ripresa con Belotti. A seguire l'accorciamento delle distanze per il Sassuolo di Juricic, ma poi di nuovo Torino avanti 3-1 con Lukic. E nel finale, prima il 2-3 di Gricas e poi il 3-3 finale romagnolo ad opera di Caputo. Oggi altre tre sfide importanti per il massimo campionato, di scena alle 15 Atalanta-Sampdoria, alle 18 Genoa-Inter e Lazio-Bologna alle 20:45. È tutto per questa edizione di Weekend Sabato. Grazie per averci seguito. Prossimo appuntamento alle 13:30 con Sport. Report. Grazie.